Eccoci, ci siamo signori. Finalmente Jack Garland è arrivato all'interno del gioco. È un mostro, fondamentalmente parlando è un mostro. L'unico problema, tra virgolette, è che non è un livello 100. Non so effettivamente cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo cap per quanto riguarda i livelli. Non so effettivamente cosa hanno intenzione di fare a questo punto con i livelli 100 o quando rilasceranno i livelli 100, ma Jack Garland è veramente un mostro. È un mostro perché fa danni allucinanti, solo con la rotazione BT, senza ovviamente l'effetto Force che avrebbe incrementato ulteriormente quei danni, fa cifre paurose. Quindi non oso realmente immaginare cosa possa succedere quando si utilizzeranno anche la Force e tutto il personaggio buffato con un team dietro bello potente, le CA eccetera eccetera. Sarà veramente veramente interessante vedere quello che Jack Garland porterà all'interno del gioco. Ovviamente oggi si pulla. Non pullo in live perché ho intenzione comunque di maxare Jack Garland, ho intenzione di fare le coop, cercare un attimo di sistemare gli artefatti, dato che ancora ho 3 giorni di Mogpass, e magari portarlo in live già bello e pronto, sistemato come è giusto che sia. Detto questo, ovviamente comincia anche la campagna della Golden Week, quindi abbiamo diversi banner che oggi dobbiamo pullare insieme. Il primo è il banner esclusivo che viene rilasciato appunto per la campagna della Golden Week con Luna Freya e Kane, doppia Force e doppia Burst. Un banner che ovviamente solo per Luna Freya, a mio avviso, vale la pena essere pullato. Tra l'altro, se sentite rumori fuori, purtroppo stanno facendo lavori, quindi mi dispiace se sentite qualche rumore in sottofondo. Però banner con Luna Freya e Kane, che a mio avviso è un ottimo banner. Anche Kane, comunque, l'effetto BT lo reputo abbastanza buono. La forza di Kane ormai penso che sia abbastanza vecchiotta e quindi non valga la pena effettivamente pullarla. Però per quanto riguarda il kit di Luna Freya, assolutamente, se possibile, da recuperare, perché ancora oggi a mio avviso Luna Freya è uno tra i migliori supporti presenti all'interno del gioco. Primo banner con Jack Garland, guardate che figo, guardate che bellezza, l'arma BT, cioè l'estetica delle armi di Jack Garland è spettacolare. Ovviamente pullerò con le gemme, spero di ottenere tutto prima, perché ho anche i token per prendere la BT, dato che non li ho utilizzati per Simur, e di conseguenza vorrei evitare di fare un PT, vorrei evitare di arrivare a cifre esorbitanti, però qualora lo dovessi fare sono pronto a spendere. Secondo banner con Jack Garland, dove però abbiamo questa volta la BT di Gilgamesh, dato che Gilgamesh è appunto il coprotagonista di questo evento come banner di BT rerun, abbiamo appunto il nostro Gilgamesh, che tra l'altro da quello che ho capito, non so se effettivamente è corretto, dovrebbe apparire addirittura nel DLC di Stranger of Paradise, che io comunque ho già finito e completato e che trovate completo quasi, ovviamente, perché le puntate usciranno ogni sabato sul mio canale YouTube, quindi piccolo spammino tattico e via. E poi ovviamente free ticket con gli altri banner, dove in questo caso non ho niente da cercare, magari Maria. E poi infine il banner All Stars, dove appunto abbiamo tutte le armi presenti fino alla Force di Yuna, tranne ovviamente le Burst. Quindi abbiamo praticamente tutte le varie Force presenti all'interno del gioco, come potete vedere è un banner estremamente ricco. E inoltre questo banner sarà attivo fino al 16 di maggio, quindi sarà attivo per ben 18 giorni e avremo una multi summon gratuita ogni giorno, quindi ogni reset dei nostri, diciamo, dell'evento in generale del gioco. Allora, io direi che cominciamo col banner All Stars. Cominciamo col banner All Stars, vediamo un po' cosa ci permette di ottenere questo banner. Orb dorata, ovviamente qua c'è poca roba che effettivamente mi interessa. Probabilmente spererei a questo punto di trovare la forza di Tidus,
dato che comunque la forza di Tidus l'ho skippata, o la forza di Gabrant magari, no? Dato che queste sono tutte forze che ho skippato perché ho proprio skippato il personaggio e quindi di conseguenza è una cosa un po' diversa. Però vabbè, niente, ex di Rud, che ovviamente abbiamo già con 200 copie a disposizione, ma va bene così. Andiamo invece adesso sul banner di Lunafrey e Kane, banner che per me è completamente useless, dato che ho praticamente tutti e due personaggi completi di Burst e di Force, tra l'altro fatti verdi entrambi, utilizzati tantissimo sia Lunafreya che Kane, anche se in realtà Kane l'ho utilizzato molto di più di Lunafreya. Lunafreya l'ho utilizzata soltanto in alcune occasioni, ma Lunafreya anche come CA è veramente veramente interessante, quindi consigliatissimo il pull sul personaggio di Lunafreya. Intanto Kane mi premia con tutte le sue armi, dato che ne ho parlato bene, però non era quello che mi interessava. Banner prima di Gilgamesh, ovviamente, non di Jack Garland ma di Gilgamesh. Vediamo se abbiamo possibilità di trovare qualcosa. Oddio, ho fatto un piccolo loading, anche se ho scaricato i dati. Non so effettivamente se questo loading mi possa effettivamente dare qualcosa di buono. Sarebbe carino avere la force dalla free in modo tale da potermi lanciare direttamente sul kit di ex dell'ED al massimo nell'altro banner, però. Oh sì, la force dalla free, grandissimo, grandissimo, force dalla free, va benissimo, va benissimo, va benissimo, va benissimo. E abbiamo sbloccato Jack Garland. Inoltre, altra cosa che voglio provare insieme a voi in live, perché voglio provare insieme a voi in live, ovviamente portato già subito a livello 70 grazie ai nuovi update, facciamo lo screen perché questo è un pull per me stupendo, letteralmente stupendo, mi permette già di risparmiare un sacco di gemme, perché non devo arrivare appunto al Piti per quanto riguarda la forza, al massimo arrivo a un Piti per LD se proprio voglio arrivare al PD per LD, e quindi va benissimo letteralmente così. Mi ha ricompensato Jack Garland perché ne ho parlato bene e anche perché gli ho preso la skin. Sì, ragazzi, ci sono cascato di nuovo, ho preso la skin a Jack Garland, sì, purtroppo sì, ho preso la skin, vabbè, ci sta. Vediamo il banner in questo caso cosa ci dà. Orba azzurra che non mi piace tantissimo, mi piacerebbe trovare tutto subito in realtà, almeno trovare subito la BT sarebbe fantastico, perché mi permetterebbe comunque di risparmiare i tokens, risparmierei i tokens per una BT che magari posso prendere di un personaggio completo, quindi è tutta una spesa, comunque tutto un risparmio che si riesce ad ottenere. 15 CP di Jack Garland, io devo chiamarlo Jack Garland perché se lo chiamo Jack si confonde con Type Zero, se lo chiamo con Garland si confonde appunto con Garland da Final Fantasy 1 e via. Ticket ovviamente non ne usiamo, dato che la forza già ce l'abbiamo, diciamo che il piatto principale in questo caso è la BT, ma tecnicamente il massimo che posso spendere è l'LD, perché volendo posso anche utilizzare i token, potrei anche andare full di gemme e risparmiare i token a prescindere, però voglio vedere effettivamente come vanno le pull, vediamo cosa esce, vediamo cosa effettivamente riesco ad ottenere da queste pull e poi ovviamente decido se magari andare all in e andare direttamente alla burst con le gemme, tanto alla fine le gemme le posso recuperare già dal capitolo, dai vari eventi, soprattutto per quanto riguarda i prossimi eventi con le burst. Abbiamo anche ticket che comunque non spenderò praticamente, perché non li spenderò proprio, preferisco andare totalmente di gemme a questo punto e i ticket me li risparmio magari per un'altra force. Altra orba azzurra. Purtroppo la situazione è un po' particolare. Siamo partiti bene con la force presa dalla free, però adesso queste due orbe, addirittura due orbe azzurre, sono un po' pesantucce. Sinceramente preferirei qualcos'altro. La 15 va bene, doppia 15, vabbè, la 15 la posso tranquillamente maxare senza problemi di power stones.
quindi non è un problema. Ok, orb dorata. Se uscissero qui ex dell'ED, potrei già pensare di fermarmi e spendere i token. Perché comunque prendere tutto il kit praticamente con 15k, anzi sì, fondamentalmente con 15k, perché la prima multisummon è gratuita, posso veramente baciare per terra e ringraziare Jack Garland in questo caso. Oddio, un'altra force? No, la burst addirittura! Oddio, la burst! La burst! Così! La burst così! Ma quindi adesso devo cercare solo l'LD? Ho i token X? Non mi ricordo se ho i token X. Credo di no, però. No, ce li ho i token X. Quindi in teoria dovrei cercare solo l'LD. Allora, faccio l'ultima multi per arrivare a 100. Se esce qui la LD, prendo con i token la X e arrivederci e grazie. La chiudiamo in maniera perfetta. La chiudiamo in maniera perfetta, ragazzi. Non ci riesco a credere. Mi è uscita una burst così dal nulla. Ero convinto fosse un'altra force. No, LD di Saiyan. X di Raijin. Beh, io a questo punto azzarderei ticket. Questi 70 ticket li spendo. Li spendo questi 70 ticket. Magari mi esce l'LD dei ticket e mi risparmio anche queste gemme. Sinceramente mi andrebbe benissimo. Mi andrebbe veramente, veramente benissimo. Madonna, aver trovato già la burst della force per me è una grandissima liberazione. La X la posso prendere coi token, quindi veramente mi serve solo la LD. Perché i token rossi comunque ne ho a bizzeffe, quindi posso comprare tranquillamente la 35. LD di Raijin. Ah, ed X di Saiyan. Porca miseria. Porca miseria. Ora la LD di Jack Garland sarà quella che mi farà disperare, sicuro. Sarà la mia nemesi. Ho visto un caricamento un po' più lungo, può essere? No, ma che dici? Stai scherzando. Ok, orb dorata. Ti prego, la LD qua. La LD qua e mi ferma a 700 hit. Sarebbe scriptata come cosa. Veramente. Sarebbe una cosa scriptatissima. E se mi esce l'LD adesso sembra scriptato. Tipo veramente mi stanno finanziando il gioco. Non ci posso credere. Ok, la X, mannaia. Mannaia la X mi è uscita. Vabbè, quindi neanche token X. E niente, qui adesso bisogna andare sull'LD. Bisogna decidere cosa fare con queste LD. Va bene, qualche altro ticket buttiamolo. Sì, ticket volendo posso fermarmi. Cioè i ticket, finché sono ticket li butto volentieri. Cioè avendo trovato già i pezzi più grossi, sinceramente non me la sento di andare con le gemme. Preferisco andare con i ticket e recuperarli piano piano, magari skippando qualche altra arma. Tanto ok, un'altra X, va benissimo. Alla fine più copie non sono un grosso problema. Dai, orb dorata. Ti prego, solo l'LD mi manca. Mi manca solo l'LD. Tra l'altro non ho trovato neanche la 35, così giusto per dire, ma giusto per far capire il grado di queste pull che sono pazzesche. Ho trovato Force dalla Free BT dopo poche gemme e manco la 35. Madonna, stavo esultando, invece la LD di Saiyan. Dai, altra orb dorata, ti prego. LD di Jack, che tra l'altro è bellissima esteticamente l'LD di Jack Garland. Mi devo ricordare sempre di pronunciare Jack Garland, perché altrimenti è un casino e non si capisce niente. Dai, ti prego, l'LD, dammi l'LD, per favore. Altra X. LD? Non ci posso credere. Un'altra force. Ma che cazzo sta succedendo? Va bene, un'altra force va bene. Sono, diciamo,
Hai Power Stone risparmiate, va benissimo, però porca miseria, cioè mi serve l'LD, cioè che tra l'altro l'LD è l'unica arma che non posso tokenare, perché non ho i token LD. Cioè avessi avuto almeno i token LD, dici, sai, va bene, piangi con un occhio, hai speso magari un tot, però prendi poi la LD con i token. Niente, neanche quello, proprio totale, zero, disfatta totale. Quando devi cercare l'LD è un dramma. Ex di regime. No vabbè, ma io vado avanti di ticket. Fino a 600 li butto. E forse anche qualcosina in più. Probabilmente anche fino a 500 potrei andare. E alla fine, ripeto, ticket. Ormai ho trovato tutto, ragazzi. È inutile che vado di gemme. Mi interessa, certo. E inizio a spendere troppi ticket, no. Preferisco, magari preferisco le gemme. Però 500 ticket li posso tranquillamente buttare. Niente, LD di Saiyan, niente, Jack Garland oggi è stato buono con le parti più peperite del kit, ma con la parte centrale, ovvero la LD, mi sta facendo male, diciamo che mi sta facendo male, pensavo potesse essere un po' più clemente, invece la LD si nasconde, non si vuole fare trovare. Dai, LD... Ex di Saiyan, bene, ottimo. Dai, andiamo, sta LD, su. Datemi la vostra forza. Voi che siete culoni. E non io. Io qua sto sfigando adesso, in questo momento. Sto letteralmente sfigando. Beh, consideriamo che comunque diversi ticket li farò. Con il capitolo, con le COP e con gli altri eventi, quindi... mi sento anche abbastanza tranquillo a spendere i ticket. Ex di Regine, che poi vabbè, oh, Ex di Regine è anche buona fondamentalmente, ha comunque un'ottima sfera, quindi sinceramente parlando non mi dispiace più di tanto trovare doppioni di Jack, o comunque doppioni in generale della Ex anche di Regine, quindi... Dai, LD, no, 15, va bene, altra ex di Saiyan. Sì, vado avanti di ticket, anche che arrivo a 500 non mi interessa, proprio non me ne frega niente. Niente, altra ex di Regine. Vabbè, le orb dorate le vedo, perché comunque le orb dorate mi piacciono, anche se effettivamente il video sta venendo un po' lunghetto, quindi forse magari è meglio se iniziamo a tagliare corto e iniziamo a fare i ticket skip che tanto piacciono a coloro che spendono. Aia, tutte ste orb azzurre non mi stanno piacendo. Dai, su, abbiamo avuto una bella serie di orb dorate. Eccoci, dai, skip. Niente. Ci ho provato. Il potere dello skip non ha funzionato. Io volevo fermarmi a 500, ma qui la situazione mi sta facendo complicata. Perché 500 sarebbe stato un buon numero per fermarsi. Ora, tecnicamente, se scavalco e devo andare verso i 400, già... diventa un po' più problematico. Mi sarei accontentato. Mi sa che qua mi conveniva le gemme. Almeno spendevo quelle gemme. Ed ero sicuro, tra virgolette. Anche perché le LD in questi banner effettivamente sono le più infami probabilmente da trovare. Perché hanno troppe percentuali nascoste. Troppe percentuali camuffate con le altre LD, con la Force, per cui sono molto camuffate le percentuali. Vedi, poi ci sono anche le X nel mezzo che danno la orb dorata, però la orb dorata poi è tutto un altro discorso. Ma questo qua è un bel massacro di ticket. Questo è un bel massacro di ticket. Mi sto ricordando un po' Vayne.
però almeno Vayne era la Force che cercavo, non tanto la LD. Qua siamo addirittura a cercare la LD. Siamo disperati nella ricerca dell'LD. E ormai dobbiamo andare deep, ragazzi. Ecco, LD di Regine. Addirittura la Force. Vabbè, ormai siamo alla frutta, signori. Siamo letteralmente alla frutta. Siamo letteralmente alla frutta. Magari qualcuno non è neanche d'accordo sul fatto di spendere i ticket in questa maniera, però io valuto i ticket molto meno rispetto alle gemme. Cioè preferisco buttare ticket piuttosto che buttare gemme, mettiamola così. Perché almeno i ticket dopo un paio di eventi li rifai. Le gemme sì, le rifai anche dopo un paio di eventi, ma in base a quante gemme hai non è semplice ritornare allo stesso numero. E poi tra l'altro, se adesso splittassi le risorse sarebbe ancora più frustrante. No, veramente allucinante, ragazzi. Qua stiamo andando verso un disastro completo. Non me lo immaginavo, ragazzi, sono onesto. Oh, finalmente. Non me lo immaginavo, ma è stato un bel disastro qui, eh. È stato un bel disastro. Siamo a 280 ticket. Ne avevamo 770, quindi 500 ticket praticamente per trovare l'LD. Letteralmente 500 ticket per trovare l'LD. Vabbè. Sinceramente, finché sono ticket non me la prendo più di tanto. Va benissimo così. La Force l'ho praticamente maxata, quindi va benissimo. Va benissimo così. Signori, detto questo, vado a potenziare Jack, lo vado ad utilizzare, lo vado a sfruttare un pochettino, vediamo cosa riesco a combinare. E noi ci vediamo ovviamente stasera alle 21 sul canale Twitch per parlare del nuovo capitolo, fare il nuovo capitolo insieme e poi far fare il suo debutto a Jack Garland all'interno del gioco. A stasera. Bye bye.